hanno troppa fretta. Materia è quella dei fantasmi e dei sogni. Ora i nostri compagni si riprendono il corpo che ne ispirò la rappresentazione. Sotto i loro passi il pavimento fresco riposa, è solido come la più stagionata delle superfici. Anche questa è una meraviglia che non sappiamo spiegarci. C'è del buono in queste tecniche. E in questi materiali. Non esistevano nel nostro secolo. Eppure la saggezza che li ha creati sembra antica. Con tanta velocità in più. Per i moderni la fretta è come una malattia. Guardate, è luminoso come il marmo levigato. E leggero. Non è andata in frantumi. Così sottile, eppure quanto è resistente. Forse abbiamo sbagliato a giudicarli così severamente. Non sono qui solo per distruggere. Questo pavimento sembra fatto per durare nel tempo. È di certo la mano di un moderno che ha tracciato questi segni. Le linee formano un disegno di grande effetto. Forse ho temuto invano, non c'è pericolo. Vediamo di capire. Sì, quest'idea mi prende. È arte pregiata, d'alto ingegno. Guarda la semplicità dei classici, come nei progetti miei. Via i fronzoli e il superfluo. Nella materia è tutta la bellezza. Quanta cura nel rifinire. Certo non rinunciano alla loro frenesia. E ad aiutarsi con queste strane macchine. Questo è sempre stato un lavoro duro. Così eseguito sembra facile e leggero. Ricordo le attese di un tempo. Le attese e le paure. Ma che emozione poi vedere il risultato. Con questa miscela invece è incredibile. Tanta fretta, tanta velocità. Eppure c'è attenzione e cura in questi gesti. Eppure... Non abbiamo che un'ora. Così esiguo il tempo a disposizione. È così grande l'emozione di percorrere questi spazi. Danno la vertigine queste infinite prospettive. Attraversiamo ciò che per secoli potevamo soltanto intuire. Abbiamo solo un'ora. Troppo ampi gli spazi che si stendono sotto i nostri passi. Sono passati solo pochi giorni e ciò che annunciava distruzione si è rivelato invece rispettoso e saggio. Frutto di conoscenze e di tecniche che a noi non erano note. Hanno rinnovato la nostra dimora. La sua bellezza è conservata senza stravolgimenti. Sono passati appena pochi giorni. Non resteremo soli a lungo. Presto su questi pavimenti cammineranno i nostri ospiti. Migliaia al giorno. Da ogni parte del mondo verranno. Il tempo sta per finire. Torneremo al posto di sempre. Tutto sarà come prima. Tranne questa nuova luce
che il pavimento dei moderni irradia anche di notte. L'arte, la storia, risuonano di nuovo in queste gallerie. Speriamo che i visitatori riscoprano il piacere di osservare, di comprendere questi luoghi. Questi frammenti di un testo che non ha tempo e che non si esaurisce mai. Speriamo. Velocità a tempi miei eran visti come sabbia negli occhi. Ora invece sono diventate forza creatrice e si fan beffe delle lentezze di un tempo. Però questi moderni.